A dire la verità, è la seconda volta che lo vedo oggi e quindi continuo a rivederlo molto spesso, ma lo rivedo sempre spesso e volentieri perché al di là della mia vittoria è proprio un gesto atletico e diciamo che il ciclismo moderno non è più così dove c'era una serie di scatti, adesso il ciclismo è molto più controllato e quindi azioni del genere si fanno fatica oggi a vedere, quindi è sempre bello andare a vedere quella gara e soprattutto io devo ringraziare anche i telecronisti perché hanno capito che era l'attacco giusto e quindi l'hanno esaltato ancora di più. Perché Bulbarelli, insomma, l'audio, cioè la voce di Bulbarelli era quello che accompagnava le gare sportive, almeno di quando eravamo qui qualche anno fa, però comunque ha detto anche delle cose giuste Bulbarelli, cioè il Giro delle Fiandre, cioè poi ovviamente diciamo le classiche, la Parigi-Roubaix, il Vallone, cioè la Freccia Vallone, quindi sono delle classiche in Belgio. Che insomma per gli italiani vincere è sempre stato un vanto, visto che c'è sempre stata questa gara fra olandesi, belgi e italiani. Ma diciamo che a me il pavé è sempre piaciuto, è entrato un po' in simpatia ancora quando ero dilettante perché avevo un direttore sportivo, Pianegonda, un veneto vicentino, Gianluca Pianegonda, che mi ha messo in testa che fisicamente ero portato per quelle gare. E quindi al primo anno da professionista mi sono presentato davanti ai tecnici dove c'era da decidere il programma e io ho chiesto di andare a fare queste gare. Loro mi hanno guardato spalancando gli occhi ovviamente perché tutti i giovani evitano di andare a fare quelle gare perché sono le gare più dure, quelle dove fa freddo, dove c'è la selezione naturale e dove tutti i giovani non vogliono andarci perché scappano, preferiscono fare altre gare di altro tipo. Io invece ho voluto andare lì, ho fatto esperienza e mi è piaciuto subito questa selezione naturale dove quando esci da un tratto in pavé e ti volti, non ci sono più 50 corridori, e mano a mano che vai avanti il gruppo si sgretola e Sì. Ecco, finché nel finale della corsa ti giochi le tue opportunità. senta, in effetti fare una volata di 3 km oggi magari sarebbe impensabile, no? Cioè come concetto. Quindi com'è cambiato lo sport del ciclismo? Ha lo stesso, cioè il mio timore è questo, ha la stessa audience di quando te facevi le gare sportive o comunque il calcio si è mangiato anche un po' di ciclismo? Diciamo che fortunatamente il ciclismo porta sempre molta gente sia sugli schermi ma anche sulla strada. Questa è una fortuna che abbiamo noi perché negli ultimi anni non abbiamo passato dei bei periodi con tutti i problemi di doping, e quindi diciamo che nonostante questo attualmente il ciclismo è ancora molto seguito. Il modo di correre un po' fa annoiare le persone, è vero, perché parlavamo di quel campionato del mondo dove oltre ai miei scatti, non era stato solamente quello, ma c'erano stati ben altri 4-5 prima di quello, c'erano stati moltissimi altri scatti. Invece adesso guardiamo una gara e la tendenza è quella di vedere una squadra davanti che fa il ritmo per il capitano e lo porta all'ultimo chilometro dove questo si invola, va alla vittoria. Questo perché? Perché il modo di arrivare alle gare è cambiato con l'approccio, con preparatori, alimentazione, quindi è un ciclismo molto più sofisticato anche a livello di materiali e quindi il livello fra i corridori si è alzato moltissimo e quindi una piccola cosa può fare la differenza.